In occasione della giornata della festa della donna si è svolta a Carloforte una conferenza tenuta da Maria Ferraro Grosso, ex professoressa di lettere, sulla figura della donna carlofortina nel corso della storia. Un percorso per testimoniare come le donne abbiano lottato per far valere i propri diritti, per mettere in luce la propria personalità, intelligenza, forza e voglia di fare. Maria Ferraro Grosso dichiara: le donne tabarchine nella loro piccola isola non hanno nemmeno avuto bisogno del femminismo per rivestire quel ruolo centrale che hanno da sempre nella famiglia e nella società. Hanno da sempre il governo della casa e della famiglia e i loro uomini le hanno sempre trattate con rispetto, considerandole loro uguali. Questo ruolo, che potrebbe essere quasi considerato matriarcale ed eccezionale, soprattutto nel passato, quando era ben diversa la condizione della donna, potrebbe essere dovuto al fatto che quella carlofortina è da secoli una comunità per lo più di marinai, che per forza di cose hanno da sempre dovuto affidare alle loro donne ruoli un tempo prettamente maschili, come l'uso del denaro e il bilancio della famiglia. Donne che sono riuscite a tenere intatte per secoli una lingua, il dialetto carlofortino, delle tradizioni, preghiere, costumi, il modo di cucinare e le canzoni in dialetto. Donne che dovettero affrontare momenti duri come l'incursione barbaresca nel 1798. I corsari misero a ferro e fuoco Carloforte, facendo 933 prigionieri che, deportati in terra d'Africa, vissero in schiavitù per ben 5 anni e alcune donne furono barbaramente uccise. Emergono figure di donne molto forti nel corso della storia, solidali tra loro, sempre pronte ad aiutare il prossimo, coraggio situazioni difficili e pericolose. Maria Ferraro Grosso conclude dicendo: le donne carlofortine, anche nei momenti difficili, non hanno mai abbandonato la preghiera ed erano molto attente all'educazione dei figli, che spesso hanno dovuto crescere da sole perché i mariti erano fuori per lavoro. Donne di grande coraggio, che dovrebbero essere prese ad esempio in questo periodo di incertezze.